Lunedì 13 maggio, buongiorno e ben ritrovati a Buongiorno con noi. Inizia una nuova settimana insieme alla rassegna stampa del TG Noi, quindi anche questa mattina i titoli e le notizie dei quotidiani in edicola e i nostri ospiti, perché questa mattina abbiamo due ospiti e ve li presento subito. Sono Elena Cosimini, referente per il Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte, buongiorno. Buongiorno. E accanto a lei Gian Guido Maria Grassi, buongiorno, Buongiorno. che è curatore dell'importante mostra che è in corso in questo momento al Palazzo delle Esposizioni, che è quella dell'artista Teo Pirisi in arte Moneyless. Correggetemi se sto sbagliando qualcosa. Una mostra particolarmente importante perché, se non sbaglio, si tratta di street art, arte di strada, è l'arte che negli ultimi decenni si è fatta largo nel più ampio panorama artistico nazionale e anche locale. Vedremo le immagini e parleremo con i nostri ospiti di questo tra pochi istanti, perché come di consueto iniziamo dando lettura di qualche titolo dei più importanti di quelli sui giornali in edicola oggi. Ecco qua, partiamo dall'inserto lucchese del Tirreno, che titola tutta pagina sull'arrivo del nuovo vescovo di Lucca, Paolo Giulietti, che si è insediato ieri. Tra l'altro c'è stata anche la diretta di Noi TV della cerimonia in Duomo. Il titolo in migliaia per l'arrivo dell'arcivescovo, ora al lavoro per poveri e giovani. Striscioni, applausi e cori per Monsignor Paolo Giulietti, ufficialmente insediato come successore di Italo Castellani. E nella fotografia, eccola qua, la metto in favore di telecamera, vedete il corteo che ha attraversato la piana di Lucca, d'Altopascio, a Capannori fino a Santa Gemma e poi l'ingresso in centro storico per arrivare in cattedrale. Quindi questa è stato l'esordio del nuovo vescovo Paolo Giulietti, questa grande fiumana di gente che è arrivata in centro storico e quindi in cattedrale. Poi leggiamo il titolo dell'editoriale di Luca Cinotti. Un titolo particolare, il vescovo rock che ha dato un colpo alla tradizione. Leggiamo le prime righe. Spesso si dice che i grandi concerti rock sono una sorta di messa laica, ma cosa succede quando la direzione del discorso va in senso opposto, quando è una celebrazione religiosa ad assomigliare a un concerto? Chi ieri ha seguito da vicino almeno una parte del lungo ingresso di Monsignor Paolo Giulietti nella diocesi di Lucca può averne un'idea. Quindi è stato un insediamento sicuramente diverso dagli altri, impostati più in maniera tradizionale, quello che è avvenuto ieri. Un'occhiata anche alle pagine interne, il titolo Giovani e poveri, i primi impegni del nuovo arcivescovo. Monsignor Giulietti ha strappato un sorriso paragonandosi al concime. Migliaia di persone hanno assistito alla funzione nelle navate della cattedrale. I prossimi impegni porteranno Giulietti a visitare tutto il nostro territorio. E poi c'è stato anche il saluto di Don Italo Castellani alla sua Lucca. Da Cortona pregherò per voi, ha detto l'arcivescovo uscente Italo Castellani. Don Italo, che ha atteso Monsignor Giulietti davanti a San Martino, insieme hanno reso omaggio al Volto Santo. Presenti anche due cardinali, Bassetti, presidente della CEI, e Betori, arcivescovo di Firenze. E poi i sindaci pronti a collaborare per il bene della comunità. Ancora altre due pagine dedicate dal Tirreno all'evento di ieri. Il titolo, Il vescovo pellegrino tra ali di fan e striscioni, l'ingresso trionfale di Paolo. Monsignor Giulietti ha percorso la Francigena come un viandante. Ecco qua le fotografie. Con lo zaino ed il bastone, centinaia di persone a salutarlo lo hanno sorpreso con tappeti di rose e piccoli doni. Veramente è stata una festa che ha coinvolto tutto il territorio. Vediamo altre tre fotografie dell'arrivo del percorso del nuovo vescovo attraverso la piana di Lucca. Rapidamente le altre notizie. Prima però voglio chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensano di questo evento. È stata sicuramente una bella giornata per il nostro territorio. Sì, Non so se avete partecipato personalmente. io con la Lei diretta Noi c'era? TV. Ah, attraverso la Sì, mi è televisione. sembrato davvero molto emozionante. Mi è piaciuta la scelta
di Monsignor Giulietti di arrivare a piedi, accompagnato dai fedeli. È stato davvero quasi un concerto condiviso, mi è piaciuto molto. Siamo impazienti di conoscerlo a questo punto. Ma da come si è presentato e da come appunto è stato il suo approccio al nostro territorio, penso che tantissima gente ha voglia di Sì. conoscerlo e lo conoscerà sicuramente. Non so se il nostro critico vuole dire qualcosa a riguardo. Forse in questo momento, ecco, per quanto ci sia la gioia, insomma, anche la curiosità di conoscere il nuovo vescovo, il mio pensiero va soprattutto al vescovo precedente, Italo Castellani, che è stato secondo me una figura bella e importante per la nostra città e ho un pizzico di nostalgia, anche perché una comunità poi si affeziona in qualche modo a chi la guida, no? A una figura. E quindi in questo momento, ecco, forse il mio pensiero è rivolto con gratitudine a chi finora era alla guida della diocesi, quindi al vescovo No, Castellani. giustamente, questo è un pensiero giustissimo. Castellani comunque ha garantito che tornerà, si farà rivedere qui perché qui è la sua casa insieme appunto a Cortona e quindi molto probabilmente lo rivedremo a Lucca più volte. Diamo un'occhiata appunto alle altre notizie. Nella sfida tra sindaci boscaioli si impone Leonardo Fornaciari, il sindaco di Porcari. Divertente gara alla festa di compleanno della Tarabori tra trattori d'epoca e macchinari dell'agricoltura di domani. Appunto c'è stata questa gara e ha vinto il sindaco di Porcari. Il Festival del Volontariato, chiusura pensando ai minori. E poi la cronaca, fucile con matricola a brasa in casa, arrestato un agricoltore della provincia di Lucca, nascondeva una doppietta clandestina, sarà giudicato con rito per direttissima. E poi andiamo a Viareggio, ma delle notizie di Viareggio ci occuperemo più tardi. Allora, invece veniamo a noi, vediamo al motivo della presenza dei nostri ospiti. Qui stamattina vogliamo parlare di una mostra inaugurata alla Fondazione, al Palazzo dell'Esposizione della Fondazione Banca del Monte, una mostra che è considerata particolarmente importante. Partiamo da Elena Cosimini, che è un po' la responsabile, ci introduce appunto questo evento e poi ne parliamo approfondendo un po' con Gian Guido Maria Grassi. Sì, che l'ha curata. Infatti è Gian Guido che ha proposto alla Fondazione Banca del Monte un progetto di arte urbana, perché già avevano iniziato con delle esperienze nel comune di Lucca. E l'idea ci è piaciuta molto perché il Palazzo delle Esposizioni vive di mostre d'arte, appunto alle sale espositive che ospitano mostre di pittori sia contemporanei che del nostro passato. E questa ci è sembrata una sfida perché era la prima volta che l'arte urbana, l'arte di strada entrava nel Palazzo delle Esposizioni. Quindi abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto, abbiamo anche per l'occasione, come dire, dato un nuovo stile a tutte le sale espositive, quindi abbiamo fatto degli interventi proprio strutturali nelle sale espositive, permettendo poi all'artista di andare a intervenire direttamente sui muri, quindi con degli wall painting direttamente sui muri. E durante l'inaugurazione è stato molto bello vedere Teo Pirisi, l'artista, al lavoro. Si è prestato appunto per fare una Eccolo qua, lo vediamo performance, nelle lo vediamo immagini. nelle immagini. È piaciuto moltissimo, c'erano tantissime persone il giorno dell'inaugurazione, dai bambini, appunto dai figli degli amici di Teo, quindi dall'ultima generazione, fino a persone adulte, entusiaste e curiose di questa esperienza. Ecco, stavo per dire come si fa a rinchiudere la street art all'interno di un museo. In realtà è il Palazzo delle Esposizioni che si è adattato alla street art, che è diventata una strada praticamente. Non so se è un pensiero giusto questo. Ma diciamo che ormai da anni la street art ha superato quello che era il suo primo momento e quindi il primo momento più legato anche alla contestazione e ai graffiti per diventare una forma di arte ormai in qualche modo più istituzionale, che è entrata nei musei già da alcune decine, insomma già almeno da 10 anni. E per la prima volta, grazie al Palazzo delle Esposizioni, anche a Lucca, un artista come Maniles, che è cresciuto e vive proprio qui da noi, nonostante sia un artista di fama internazionale, infatti adesso si trova negli Stati Uniti
Però ecco, ha avuto la possibilità di esporre, per cui gli artisti urbani fanno sostanzialmente due lavori. Da una parte pitturano in strada e quindi abbelliscono i nostri quartieri e valorizzano zone delle nostre città. Dall'altra parte fanno invece il lavoro tradizionale di un artista, quindi quadri, sculture, installazioni che stanno sia all'interno delle gallerie, delle collezioni e delle istituzioni museali. Quindi non è soltanto street art in senso stretto per un artista del genere, ci sono anche proprio le produzioni più simili a quelle classiche, è così? Esatto, anzi street art, se vogliamo, è un termine improprio per quello che fa Manliss. Infatti solitamente si usa il termine arte urbana, perché per street art si intende un'arte in termini rigorosi, insomma proprio del termine, si intende un'arte che non solo è fatta in strada, ma è fatta anche secondo le regole della strada, quindi un'arte, come dire, spesso illegale, insomma non commissionata. Invece quando l'arte diventa commissionata, si presta anche a quelle che sono i canoni più classici, si trasforma in qualcos'altro. È nata in quel contesto la strada, ma ormai diventa arte contemporanea. Infatti Manliss tiene molto a questo, anche perché lui ha fatto l'Accademia di Belle Arti, ha fatto il liceo artistico a Lucca e poi l'Accademia a Carrara, e quindi ha avuto una formazione classica, e anche nelle sue opere forse sono più vicine a ricerche come quelle dello spazialismo, insomma dell'arte degli anni 60 e 70, che no a quello che vediamo, al writing che vediamo nelle strade, ecco. Tra l'altro Teo Pirisi, appunto che abita qui a Lucca, è un artista di fama nazionale e internazionale, perché ha esposto in diverse città. Ci può ricordare qualcosa? Sì, diciamo che Manliss fa parte di quello che è il movimento più importante al mondo di arte urbana astratta, che si chiama Graffuturism, che raccoglie circa 50 artisti provenienti da tutto il mondo. Gli italiani all'interno di questo movimento riconosciuti sono due, di cui uno è proprio Manliss. E lui ha iniziato ormai più di 10 anni fa a girare il mondo, quando ancora in Italia, come dire, non era così presente quella che era il fenomeno dell'arte urbana, e lui in questi 10 anni ha viaggiato in ogni continente, dall'Australia agli Stati Uniti, all'Africa, all'America del Sud, lasciando dovunque il suo segno. E anzi questo è forse proprio una delle caratteristiche principali della chiamiamola street art in termini generici, perché il viaggio e quindi la presenza internazionale ha permesso a tutta una generazione di artisti come Manliss di entrare a contatto di molte esperienze. E infatti visitando la mostra uno non si annoia mai, perché ogni sala racconta un periodo, e questi periodi, che sono anche molto diversi fra di loro, nonostante una grande coerenza, ma cambiano sempre, è proprio frutto degli stimoli che Manliss, grazie alla sua arte, ha ricevuto viaggiando nel mondo. Quindi lui ha portato il mondo all'interno del Palazzo delle Esposizioni, possiamo anche dire così. Allora, ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con le notizie, con la mostra, e parleremo anche più diffusamente dell'attività del Palazzo delle Esposizioni, che vi ricordo si trova in Piazza San Martino a Lucca, ma per chi pochissimi non lo conoscesse ancora daremo una presentazione esaustiva di quelle che sono le funzioni di questa struttura. Tra poco. Di nuovo a Buongiorno con noi per parlare della mostra di Manliss al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e per, come al solito, leggere le notizie sui giornali della mattina. Ripartiamo proprio dalle notizie con la Nazione di Lucca, che apre con l'arrivo del nuovo vescovo. Il titolo è Cambio di passo. Per testimoniare che si apre una nuova era nella diocesi lucchese con l'arrivo del vescovo Paolo Giulietti. Titolo interno: Tutti per Giulietti, con la battuta, quella che già riportava il Tirreno, riferita al concime. La battuta è questa: Perugino è il concime, facendo il gioco di parole con la diocesi di provenienza del nuovo vescovo, e io lo sarò per la Chiesa. E poi in 5.000 tra selfie, fede e buccellato, tante sarebbero state le persone che hanno partecipato a questa giornata di insediamento del nuovo vescovo. Anche sulla Nazione ci sono
le fotografie dei vari momenti di questa giornata. Ecco qui, tra l'altro, l'omaggio del nuovo vescovo al Volto Santo, e poi uno striscione, c'è un cartellone: c'è Paolo, se non c'è Paolo non c'è casa, che rifà il verso a una nota pubblicità. E poi il volontariato: 6.000 presenze e 100 associazioni. Presidente Licheri ringrazia tutti. Si è concluso in Piazza Napoleone ieri pomeriggio, appunto, il Festival del Volontariato a Lucca. Queste le notizie lucchesi della nazione, poi andremo a quelle viareggine e versiliesi. Mi è venuto in mente che abbiamo parlato di Moneyless di Teo Pirisi, però nella fretta dell'inizio del programma non ho fatto una presentazione più approfondita dei nostri ospiti. Elena Cosimini, responsabile della fondazione, lei è una dipendente della Fondazione Banca del Monte, Sì, abita a Lucca abito a Lucca ormai da 7 anni, da 7 anni. sono alla fondazione da 7 anni e dal 2016 la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha deciso di creare al suo interno una fondazione strumentale, la Fondazione Lucca Sviluppo, della quale sono consigliera assieme alla mia collega Alessandra Lucchesi. E dal 2016 abbiamo tentato all'interno della Fondazione Banca del Monte di creare un organismo che fosse proprio declinato all'organizzazione degli eventi all'interno del Palazzo delle Esposizioni. Abbiamo finalmente dato un nome al palazzo, che veniva sempre chiamato il Palazzo della Fondazione genericamente. Abbiamo creato una specie di brand, quindi un suo logo e una sua identità. Il palazzo ospita ad oggi l'auditorium, all'interno del quale facciamo iniziative di diverso tipo, perché lo affittiamo a soggetti esterni che lo usano per le proprie iniziative, con degli appuntamenti anche con cadenza settimanale o mensile. E poi lo utilizziamo per le iniziative che la fondazione propone, quindi le iniziative proprie. Questo rientra nel ruolo, diciamo, sussidiario della Fondazione Banca del Monte di Lucca sul territorio, sempre di concerto con le istituzioni. Il Comune di Lucca è sempre o quasi sempre coinvolto nelle nostre attività, anche nella mostra che abbiamo appena organizzato di Moneyless. E poi appunto abbiamo a fianco dell'auditorium delle bellissime sale espositive che cerchiamo di valorizzare ospitando mostre d'arte che abbiano, come dire, come filo conduttore il legame con il nostro territorio, con la città. E all'interno del palazzo, oltre ad attività temporanee che organizziamo, ci sono anche due archivi permanenti che sono l'archivio Arturo Paoli, che è aperto al pubblico, e un altro archivio che raccoglie alcune delle carte delle famiglie lucchesi che ha il nome di Memorie di Lucca. E quindi il palazzo, diciamo che cerchiamo di renderlo il più accessibile alla città, offrendo una proposta che sia culturale, artistica, variegata, per cercare di, come dire, sensibilizzare target diversi. Per esempio, facciamo iniziative all'interno dell'auditorium che sono convegni, dibattiti su temi dell'attualità o della cultura, presentazioni di libri, i cosiddetti incontri con le eccellenze, che sono quindi incontri con personalità che hanno una particolare rilevanza nel panorama sociale o politico del nostro tempo. Con il Comune di Lucca e con il Teatro del Giglio abbiamo fatto per 4 anni un ciclo di incontri con gli attori, che sono appunto gli attori che si esibiscono sul palcoscenico del Teatro del Giglio e che si prestano ad incontrare il pubblico nel nostro auditorium, incontri aperti a tutti, che hanno riscosso davvero un grande successo anche quest'anno, e sono occasioni per conoscere personalmente, no? Persone che magari non avremmo invece l'occasione di conoscere in altro modo, così come gli artisti. Perché a fianco delle esposizioni e della mostra cerchiamo sempre di creare delle proposte collaterali, degli eventi che permettano di approfondire l'arte e di approfondire anche poi la conoscenza dell'artista che è in mostra in quel momento. E tra l'altro ci sono anche questi eventi collaterali, ci sono in occasione anche della mostra di Moneyless. Esatto, abbiamo fatto una visita guidata appunto curata da Gian Guido Grassi sabato scorso. Ce ne sarà un'altra, sempre gratuita, aperta a tutti, sabato prossimo alle 5, il 18 di maggio. Ci sarà una proiezione di un film dedicato alla street art, che è Basquiat, con un'introduzione critica al fenomeno dell'arte urbana, sempre collateralmente alla mostra e in collaborazione anche con il Cineforum Ezechiele, che è uno dei soggetti che usa l'auditorium per le sue attività. E poi ci sarà un convegno interessante sul decoro urbano e l'arte urbana dedicato proprio agli architetti, quindi in accordo anche con l'Ordine degli Architetti, il prossimo 29 maggio, nel pomeriggio.
Quindi una bella serie di eventi che ci parlano anche di questa street art come un mezzo sempre più usato per Sì. abbellire le nostre città. Gian Guido Grassi, lei è lucchese? Sì, sono lucchese, anzi, come tradisce il cognome Garfagnino, se levo al poggio di Garfagnana, dove è insomma, il paese di origine di mio nonno, è pieno di grassi, quindi sì, sono di qua. E ho iniziato un'attività, ho 30 anni e 2 anni fa con un gruppo di amici, abbiamo appassionati di arte, abbiamo deciso di aprire un'associazione che si chiama Start Open Your Eyes. E abbiamo iniziato appunto a occuparci di arte contemporanea, in particolare di arte urbana, di street art in modo generico, e proprio perché era ciò che ritenevamo più vicino alla nostra sensibilità, alla nostra epoca. E quindi di lì sono nate tutta una serie di iniziative. La prima a Pisa, anche perché da lucchese avevo molto timore un po' del mio territorio, di stare qui e iniziare qui con un progetto, insomma. E quindi abbiamo iniziato in un Ha quartiere. cercato una città più universitaria, per Sì, intenderci, sono andato in trasferta. per testare la cosa. E devo dire la verità che è stato recepito positivamente il progetto. Abbiamo realizzato ormai 20 opere che collegano tutto il mondo di catering alla Darsena Pisana, in questo quartiere che è diventato un quartiere delle arti. E il Comune di Lucca, lo scorso anno, dopo queste prime esperienze, ci ha chiamato a San Vito, dove abbiamo realizzato le prime 2 opere, una alla scuola elementare, che tra l'altro è quella che avevo fatto io da bambino, e poi la seconda, che invece è stata realizzata nella Via Vecchia Pesciatina, vicino al centro per l'impiego, e dove lì è stata una signora, insomma, la signora Noemi, che ormai è diventata un simbolo, diciamo, del quartiere, perché oltre ad essere uno dei personaggi più storici, perché è una signora ormai di una certa età, è stata la prima a dire di sì ad accogliere un'opera comunque di arte urbana sulla propria facciata. E non è stato semplice all'inizio, perché comunque il timore è alto. Poi dopo, in corso d'opera, mentre stavamo dipingendo, molte persone, le 2 opere sono state fatte da Maniles, ma mentre eravamo lì anche ad assisterlo, molte persone passavano e cercavano di offrire la propria casa per nuovi interventi. E di lì è nata poi questa ipotesi, insieme alla Fondazione Banca del Monte, di questa mostra che è attualmente in corso. Ecco, la reazione lucchese alla street art com'è? Perché Lucca è una città abbastanza tradizionalista, tra l'altro che ospita dei capolavori dell'arte, no? E quindi l'arrivo di un nuovo tipo di arte molto inserita nel contesto urbano può creare qualche scompenso. È stato così o no? Ci sono state anche critiche? Ma le critiche fanno parte della. Se come dire, se un evento non suscita anche delle reazioni positive o negative, vuol dire che è passato inosservato. Sicuramente l'intervento non è passato inosservato, e quindi ci sono stati sia interventi positivi, direi la maggior parte, che alcune anche critiche. Però ecco, l'impianto principale è stato positivo, anche perché il quartiere di San Vito è un quartiere che ha una forte identità storica, che chi abita a San Vito è fortemente orgoglioso, insomma, della propria area di residenza, e che però negli ultimi anni forse è stato un attimo, come dire, dimenticato dalla città, subito forse più di altre zone, quelle che sono state le trasformazioni legate all'urbanistica. Quindi l'arte di strada può essere un'occasione per riscoprire la propria valorizzazione, la propria identità, e quindi sono attualmente in progettazione anche nuovi interventi. Oltre, sempre a San Vito o in altri quartieri? L'idea è quella di proseguire, come è stato fatto a Porta a Mare a Pisa, di proseguire nel quartiere di San Vito, e proprio perché questa forma di arte, quando inizia a dialogare, quando non rimane come dire, un muro isolato, ma inizia a crearsi un contesto in cui le varie opere si richiamano, intervengono sia artisti astratti, come è stato il caso di Maniles, ma anche artisti figurativi, che quindi si relazionano con dei temi legati alla città, legati al territorio, allora come dire, si crea un meccanismo positivo e anzi, il progetto è nato proprio da un.
con il Comune di Lucca era un progetto alla sicurezza e secondo me questo è molto bello, proprio significativo, perché propone un modello di sviluppo della nostra città che non sia solo basato sull'ordine, sul rigore, ma anche sulla bellezza, perché la bellezza migliora la qualità della vita, migliora la socialità e quindi incide anche su quella che può essere la sicurezza. Bene, allora ci fermiamo ancora qualche istante, poi torniamo con le notizie per parlare ancora di questa mostra, ma anche delle altre mostre che sono state ospitate nel Palazzo delle Fondazioni, perché ricorreva il decimo anno di attività del Palazzo, quindi ricorderemo le mostre che sono state fatte e magari faremo anche qualche annuncio di quelle che stanno per arrivare. Ci vediamo tra poco. Di nuovo a buongiorno con noi per parlare di arte con le mostre nel Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte, ma ovviamente come ogni mattina anche per le notizie sui quotidiani. Ripartiamo a leggere i titoli dagli inserti di Viareggio, del Tirreno e della Nazione. In primo piano purtroppo la cronaca con il grave incidente stradale che si è verificato ieri e che ha coinvolto due ciclisti. Il titolo del Tirreno: due ciclisti della Granfondo contro un'auto, uno di loro è in condizioni gravissime. Roberto Silva, 53 anni, insieme al fratello è alla guida del gruppo Desa, colosso italiano del sapone di Marsiglia. Attimi terribili per la gravità delle ferite dei due atleti, uno è Roberto Silva, appunto 53 anni appena compiuti, del team Maggi Offroad, l'altro è Alessio Lemma, 43 anni, del team Marville, entrambi di Milano. Gli organizzatori, avevamo chiesto di chiudere la strada per almeno 2 ore, nell'incontro in prefettura che si è tenuto l'8 maggio sono stati concessi invece 45 minuti, la corsa poi è proseguita, è stata vinta da Tommaso Elettrico. E poi una notizia un po' curiosa e un po' che fa preoccupare gli amanti di questo piatto: lo spaghetto con le arzelle rischia di scomparire. L'azienda privata che assicurava l'abbattimento ed insacchettamento ha chiuso il vecchio mercato ittico, è privo dell'impianto necessario a norma di legge. Vedremo come andrà a finire. E poi un centinaio di posti in tutta la Versilia per il servizio civile. Ecco quali enti e associazioni cercano giovani che saranno retribuiti per un anno con 433 euro al mese. Queste le notizie del Tirreno. Rapidamente anche la Nazione, anche qui si apre con l'incidente, ovviamente scontro con auto, gravissimo ciclista, partecipava alla Granfondo, ferito un altro concorrente. Poi il palio dei Micci di Querceta, che era stato rimandato domenica scorsa per il maltempo, vince il Pozzo. Ecco qua le foto dell'evento, il bis del Pozzo, vince Bresciani, asini doppiati, rischio ricorsi, ci saranno polemiche e discussioni. E poi c'è il referendum della Nazione, trucco e parrucco, gran finale, oggi 9 tagliandi, martedì 21, le attese classifiche con i vincitori. Queste le notizie dalla Versilia, ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, con Elena Cosimini, perché vogliamo un po' ridare le coordinate della mostra in corso al Palazzo delle Esposizioni, quando si può andare a vedere, è a ingresso libero ovviamente. Certo, è a ingresso libero. Ed è aperta tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì alla domenica. Abbiamo un solo giorno di chiusura che è il lunedì. Questa settimana che arriva, come dicevamo prima, avremo due appuntamenti, uno il venerdì sera, il 17, con la proiezione di un film dedicato all'arte urbana e l'apertura straordinaria della mostra dalle 9 alle 11 di sera. Quindi chi volesse venire a vederla in questo momento così inconsueto della sera può venire. E il sabato 18 maggio alle 17 un'altra visita guidata, gratuita, quindi vi aspettiamo. C'è anche un catalogo di questa esposizione? Ci sarà perché sarà costruito su misura sull'installazione al Palazzo delle Esposizioni, quindi il 6 giugno pomeriggio all'Auditorium del Palazzo presenteremo il catalogo che sarà appunto realizzato appositamente per questa mostra con le installazioni create da Maneiles direttamente sui muri del Palazzo.
Ebbene, intanto continuiamo a vedere le immagini dell'anteprima che era stata fatta per la stampa. Dicevamo prima degli eventi già ospitati dalla Fondazione e di quelli che verranno. Diciamo un po' qual è stato finora il programma per celebrare i 10 anni dell'attività del Palazzo. Abbiamo fatto una mostra molto importante a gennaio del 2019, perché nel dicembre 2018 ricorrevano appunto i 10 anni di attività del Palazzo Espositivo. Il Palazzo ha iniziato la sua attività nel dicembre del 2008 con la prima mostra di Arianna Luporini e ha proseguito la sua attività fino appunto ad oggi. E quindi a gennaio del 2018 abbiamo deciso di mettere in esposizione tutte le opere che gli artisti avevano donato alla Fondazione Banca del Monte di Lucca nel corso dei 10 anni. Perché alla fine dell'esposizione diciamo che la Fondazione chiedeva all'artista in omaggio, avendogli offerto le sale espositive, l'installazione, l'allestimento della mostra, un'opera a loro scelta. E quindi abbiamo messo in mostra oltre 70 opere, con una mostra curata da Riccarda Bernacchi e da Lucia Morelli, che hanno appunto tentato di, come dire, ripercorrere 10 anni attraverso chi esponeva al Palazzo delle Esposizioni e attraverso un po', diciamo, una linea del tempo immaginaria che ci ha fatto ricordare quali erano gli avvenimenti più importanti dal 2008 al 2018 a Lucca, ma non solo, anche a livello internazionale. È stata molto, molto, come dire, un impegno molto importante per noi, perché per la Fondazione Banca del Monte di Lucca è stato anche un momento di bilancio. Ci siamo guardati indietro, abbiamo visto che cosa abbiamo fatto e abbiamo steso un po' le linee per proseguire. E quindi dopo questa mostra, che ha visto appunto opere in esposizione di Lisandro Rota, di Gianfalco Masini, di Possenti, di Benvenuti, quindi per noi è stata un'emozione ripensare a questi 10 anni di attività. E dopodiché abbiamo proseguito appunto con l'arte contemporanea, con l'arte urbana, e proseguiremo ancora, perché poi da giugno la mostra di Maneles sarà visitabile fino a domenica 9 giugno. Dopodiché solitamente noi ci fermiamo per una settimana, che è quella nella quale disallestiamo la mostra e allestiamo quella successiva. Allora si fermi un attimo sì. Perché sennò mi brucia, l'argomento per la parte finale della trasmissione, sì. Perché le voglio chiedere appunto delle prossime mostre. Bene. Di quello che ci riserva il Palazzo. A Gian Guido Grassi voglio invece chiedere qual è lo stato dell'arte, proprio dell'arte, non... in senso generale, a livello nazionale e a livello locale, secondo lei? Nel senso, ad esempio, sul nostro territorio c'è un certo fermento artistico anche al di là della street art? Lei che, insomma, vive, ci lavora in questo settore. Beh, questi giorni sono i giorni della Biennale di Venezia, ha da poco inaugurato e quindi l'Italia adesso si trova al centro di quella che è l'arte contemporanea, probabilmente internazionale, proprio per questo evento che richiama ogni 2 anni moltissime, moltissime persone e con i padiglioni di tutti i paesi. Un altro nel nostro territorio direi che sicuramente merita una menzione la Versilia, nel senso che c'è una città come Pietrasanta che d'estate si trasforma in una sorta di salotto delle gallerie, con la piazza centrale vicino al complesso di Sant'Agostino, che ospita numerose iniziative, e anche quest'anno so che sono in corso e ci saranno, insomma, mostre molto interessanti. E quindi mi sembra che l'Italia e anche la Lucchesia siano al centro un po' di questo fenomeno. A Lucca sicuramente c'è una realtà importante e prestigiosa come la Fondazione Raghianti, che si occupa comunque di studio, di documentazione, e ha da poco riaperto il Lucca. Quindi che insieme al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte garantiscono comunque un polo in qualche modo di interesse anche dentro le mura. Per cui sì, direi che c'è sicuramente una vivacità. Personalmente quello che posso dire è questo, che la mia formazione è appunto una formazione abbastanza tradizionale nell'arte contemporanea, nel senso che fin da piccolo, grazie a una passione che ho trovato in casa, ho avuto modo di conoscere artisti e di approcciarmi ad artisti contemporanei, da Emilio Greco a poi quello che è stato il gruppo Forma,
e altri artisti insomma, successivi, però a un certo punto avevo trovato una stanchezza nella mia generazione, nel senso che dopo l'arte contemporanea aveva sperimentato moltissimo, eravamo arrivati fino al Vespasiano di Duchamp, per cui era difficile creare cose nuove, spesso sentivo come un ripetersi di ciò che avevo già visto e quindi mi annoiavo. E invece la street art, secondo me in questo momento è forse ciò che trovo più interessante, perché ha un contatto con il pubblico che spesso si è perso nell'arte contemporanea, nel senso che l'arte contemporanea ormai rimane spesso nei salotti, quindi è fatta e prodotta e fruita dalle stesse persone, da piccoli circoli un po' intellettuali, ma che poi rischiano di autoraccontarsela. Invece l'arte urbana, proprio per il fatto di essere fatta in piazza, quindi di presentarsi a tutti e di avere un richiamo immediato con quello che è il pubblico di tutte le generazioni, di tutte le età, perché in piazza ci sta il bambino e ci sta la nonna, e questo secondo me è come in qualche modo salva l'arte urbana, la street art, dal rischio di autocelebrarsi, e quindi diventa il meccanismo più, in questo momento è il fenomeno più di maggiore interesse, di maggiore anche produzione, e questo è, e questo è rilevabile non solo a Lucca, ma proprio a livello globale. Infatti è il movimento più internazionale della nostra epoca, perché è presente in ogni paese, ci sono street artist di tutto il mondo. È entrata prepotentemente all'interno delle gallerie, delle istituzioni museali e anche alle aste, per cui proprio anche in termini economici iniziano a segnare dei record e le opere di street art che erano fino a 5 anni fa inimmaginabili. Lei, oltre che critico, è anche artista. Lei stesso? No, sono troppo timido e quindi preferisco lavorare con gli altri, insomma. Ho capito. Allora, ultimo break della nostra trasmissione, poi appunto parleremo del futuro del palazzo, delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte. A tra poco. Ultima parte di Buongiorno con noi. Questa mattina abbiamo parlato di arte con le esposizioni al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte. Prima di riprendere e concludere il nostro discorso con i nostri ospiti, un'occhiata al Corriere della Sera che titola in apertura: governo alla resa dei conti dopo gli attacchi dalla Lega, tagliate 3 puntate a Fazio, polemiche nella RAI. Poi corsa a nuove misure prima del voto, aiuti dal Papa a un palazzo occupato e Salvini paghi le bollette. Sotto la fotografia del raduno degli alpini a Milano, ieri migliaia di penne nere hanno occupato la metropoli strappando applausi e abbracci. In ordine, uniti, emozioni antiche con gli alpini. E poi un'occhiata allo sport, il QS, il quotidiano sportivo, titola in apertura: il re triste, Juve KO 2-0 negli ultimi minuti, Ronaldo nervoso e a secco vede allontanarsi il trono del gol e riflette sul futuro, la Roma spera ancora nella Champions. La Gazzetta invece titola sull'Inter: Spalletti che cinema, lotta Champions bollente, il tecnico scatenato parla di Conte e cita Robert Redford, quindi calcio e cinema. Noi invece andiamo all'arte e torniamo al Palazzo delle Esposizioni. Prima ho interrotto Elena Cosimini per non rovinarci il finale di trasmissione, che arriva ora, perché ci annuncerà che cosa ospiterà in futuro, nell'immediato futuro, il Palazzo delle Esposizioni. Sì, prima della pausa, diciamo, chiudiamo solo 3 settimane d'agosto, poi per il resto dell'anno il palazzo è sempre aperto con ingresso gratuito. Quindi dicevo che il 9 di giugno sarà l'ultimo giorno utile per visitare la mostra di Moneyless. Dopodiché ci fermiamo per una settimana, perché allestiremo una mostra che ripercorrerà tutta la carriera artistica dell'architetto e designer Mauro Lovi, lucchese, conosciuto da molti, che sta lavorando già da qualche mese per proporci una mostra che veramente parlerà di un periodo storico culturale lucchese che interesserà a molti. Durerà un mese. Dopodiché avremo una collettiva fotografica di 3 artiste donne, 3 fotografe, che sono Sara Binotto, Valentina Ramacciotti e Daniela Lazzareschi. Così lanciamo anche questa piccola perla che chiuderà appunto la stagione estiva.
riapriremo poi a settembre. E su da settembre in poi ancora? Da settembre in poi no, abbiamo già la programmazione fino a chiusura di anno, perché avremo due artisti, anzi prima avremo un artista viareggino molto conosciuto che è Giovanni Raffaelli, tra l'altro lui è un mago del segno grafico e del tatuaggio, quindi avremo modo anche di parlare di quell'aspetto dell'arte. Dopodiché andremo invece ad ospitare due giovani artisti che sono Jacopo da San Martino e Alessandra Pagliuca. Due giovani perché sono entrambi sotto i 40 anni, pertanto sono veramente due artisti che ci fa piacere ospitare. E chiuderemo poi l'anno con una mostra molto sentita, che è quella dedicata a Giuseppe Ardinghi e a Mari di Vecchio. Quindi avremo l'occasione, grazie al contributo di Alessandra Trabucchi, che curerà quella mostra, di ripercorrere un Novecento lucchese, quello della cultura, che poi si è sviluppata intorno al caffè Caselli, al caffè di Simo, quindi avremo modo di raccontare un periodo storico legato all'arte attraverso queste due figure, che sono Giuseppe Ardinghi e Mari di Vecchio. Veramente un programma interessante, penso che sia d'accordo anche Gian Guido Grassi. Sul programma ha già detto tutto lei, e quello che volevo, prima mi aveva chiesto dello stato dell'arte. Mi sono dimenticato di citare, e mi sentirei gravemente in colpa con la mia coscienza, il museo GAMC di Viareggio, dove dentro ci sono delle opere di Lorenzo Viani, che è stato, visto che si parla di protagonisti della scena lucchese, insomma del Novecento, è stato un grandissimo artista, forse poco conosciuto, e dentro ci sono due opere monumentali che una volta erano alla stazione di Viareggio, fino a una decina di anni fa, per cui è stato anche un precursore, se vogliamo, dell'arte pubblica, insomma, quindi un filone a cui mi sento particolarmente vicino. E un aspetto della mostra attualmente in corso che vorrei sottolineare e che secondo me è indice di un aspetto importante è l'intervento che è stato fatto sulla facciata dell'ex oratorio della Madonnina, che attualmente è l'auditorium del Palazzo delle Esposizioni. Infatti Magnles non solo ha realizzato all'interno delle opere, e come diceva prima anche Elena, oltre ai quadri ci sono anche dei wall painting, quindi proprio dei murales all'interno del palazzo, ma all'esterno della facciata ha realizzato un'installazione con dei fili e che si possono vedere dalla piazza. Tra l'altro c'era, chiaramente essendo in una zona anche, come dire, storica e vincolata, quelli che sono i chiodi che normalmente sostengono la biancheria. Ecco, lo stiamo vedendo in questo momento, ecco qua le immagini. E questi fili, appunto, che si vedono ora, che si vedono, sono agganciati ai chiodi che per Santa Croce sostengono i lumini, per cui è stato un intervento anche, come dire, in dialogo con quella che è la nostra tradizione. E secondo me è uno degli aspetti più affascinanti nei nostri territori questo, perché la Toscana è ricca di arte, è ricca di tradizione, è ricca di storia, e l'arte contemporanea può essere una risorsa per valorizzare quella storia, perché riaccende i riflettori, dialoga con il nostro passato dandogli un presente e anche un futuro, per cui l'arte contemporanea non è avversaria come a volte si tende a pensare dell'arte antica, ma anzi c'è un forte filo conduttore, e proprio per valorizzare il passato è importantissimo scommettere sul presente. E a scommettere e a investire dovrebbero essere forse anche le amministrazioni locali, le amministrazioni pubbliche, per rivitalizzare e abbellire certi territori, certe parti del territorio che magari non sono proprio belle e possono migliorare molto proprio all'arte contemporanea. Ci credono le istituzioni? Ora, la Fondazione Banca del Monte ovviamente prova, sì. E i comuni ci credono in queste cose? Direi che ultimamente, negli ultimi 5 anni in crescendo, c'è stato un interesse sempre maggiore da parte delle istituzioni, anche comunali, regionali, verso questa forma di arte, per due motivi. Uno, perché rispetto ad altri interventi di edilizia, come dire, costa poco, perché alla fine si tratta di un intervento di pittura, insomma, su un muro, e che comunque ha un grande impatto. Dall'altra, proprio perché forse ci siamo accorti, grazie alle esperienze estere,
che può essere un'occasione per migliorare le nostre periferie, per cui dopo il primo momento di grande attenzione ai centri storici, che almeno a Lucca per esempio mi sembra, rispetto a quando io ero piccolo, ormai essere segnato un certo successo, però sempre di più si avverte il problema delle periferie in cui i cittadini sempre di più vanno a vivere. Certo, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, ringraziamo Elena Cosimini e Gianguido Maria Grassi che sono stati i nostri ospiti, ricordiamo la mostra di Moneyless al Palazzo delle Esposizioni chiude il 9 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo per poterla visitare. Grazie ancora, grazie per l'attenzione ai nostri telespettatori ai quali auguriamo una buona giornata.